12 anni che non torno. 12 anni non si possono cancellare, vero? Cancellare, no. Si tratta della famiglia. Capita di nascere in mezzo a persone che non senti vicine malgrado il legame di sangue. E quindi ci allontaniamo volontariamente. 12 anni. E all'improvviso l'idea di un pranzo in famiglia. Recuperare il tempo perso. No, approfittare del poco che ne rimane. 12 anni sono lunghi. E dopo, il nulla. Mia mamma, sì, a volte. E mia sorella, che conosco appena, aveva solo 10 anni quando me ne sono andato. Mia cognata, la moglie di mio fratello, che dicono essere affascinante. E poi mio fratello. Perché mai avere paura di loro? Potrebbe essere piacevole, come nei romanzi a lieto fine. Potremmo finire per volerci bene, per ridere e scherzare insieme. Potrebbero chiudere un occhio sugli errori. Oppure potrebbero rinfacciarmi tutto senza perdonarmi niente. Potremmo piangere e gridare, come negli sceneggiati in cui non ci si fa domande. Segreti, singhiozzi, recriminazioni. Cosa faranno quando glielo dirò? Quando dirò loro che me ne vado, che non tornerò più, mai più, inquinando i loro ricordi. Che succederà? Vattene, Antoine! È imprevedibile. In ogni caso, è solo un pranzo in famiglia. Non è la fine del mondo.